Buongiorno a tutti ragazzi, Ciao ciao. ragazzi. Ciao. Allora, oggi facciamo un video un po' diverso da quello che è il mood nostro solito scherzoso, giocoso, giocherelloso, stupidino un po', no? Perché ci vorremmo occupare oggi di un tema abbastanza controverso, nel senso una cosa che in questo periodo è abbastanza sulla bocca di tutti, cioè durante il periodo estivo si parla dell'abbandono degli animali, non soltanto dei cani, parliamo anche dei gatti, insomma, degli animali in generale. E, mi è venuto in mente di fare questo video semplicemente perché ieri ho sentito la storia di un cane che mi ha fatto veramente un grande effetto sul maltrattamento di questo cane. Io ho anche messo. Ho condiviso la storia che purtroppo ancora non può essere raccontata perché per fortuna i suoi padroni sono stati beccati e sono sotto processo. Meno E quindi male. fin tanto che non hanno la pena non si può raccontare la storia vera e propria, ma vi posso assicurare che è una cosa allucinante. L'ho condivisa perché si può fare una colletta, il cane americano e la storia arriva dal mio ex trainer, il mio ex coach, e si può fare una colletta per far sì che siccome non riesce più a camminare, si faccia questo intervento abbastanza delicato e il cane recuperi l'uso delle gambe e quindi ci vogliono tanti soldi. Se avete voglia andate su Facebook, sulla mia pagina di Facebook, vedete il link. È facilissimo, si può pagare con PayPal e date la donazione che volete. Però ho voluto fare questo video semplicemente per sensibilizzare un pochino le persone, perché io di maltrattamenti agli animali ne ho visti tanti, tu Alberto. Ne ho visti anche io parecchi, ma Esatto. non solo adesso, anche in passato. Non è una cosa attuale, cioè la cosa persiste già da diversi anni, da tanti, tanti anni. E vediamo quello che fanno certe persone alle persone, ai figli, ai bambini, alle persone Puoi handicappate, immaginare cosa fanno a chiunque è all'animale? indifeso, no? E quindi c'è questa crudeltà. Io definisco l'essere umano un mostro, perché un animale, a meno che non sia obbligato a uccidere o a comunque difendersi per fame o per qualunque altra ragione, per salvarsi la vita, non fa certe cose. Noi facciamo degli abomini, veramente. La violenza pura e semplice perché arriva da menti malate. Succede però molto spesso che nonostante si assista o si sappia che il vicino tiene il cane sul balcone tutto il giorno, al sole, Oppure chiuso in senza macchina. acqua, oppure chiuso in macchina, poi viene trovato morto, oppure che viene ammazzato di botte, i gatti. Non diciamo cosa facciamo ai gatti, cosa fate ai gatti, perché ragazzi, sono delle robe che quasi, quasi inimmaginabili. Io non so neanche la follia, la fantasia di certa gente fin dove può arrivare a fare il male, no? Molto spesso, voi lo sapete, ma avete paura di denunciare questi mostri. Allora, oggi per fortuna ci sono delle leggi che tutelano gli animali. Anche in via anonima, cioè se non volete dare il vostro nome e cognome perché fatti vostri, potete tranquillamente denunciare alla protezione animali. C'è un numero, ovviamente, poi lo troverete online, ma che ovviamente cercando la protezione animali vi daranno. Ma c'è la legge 544 Esatto, la legge che. Adesso 544. vi faccio leggere esattamente da Alberto perché io non ho gli occhiali e è scritto molto piccolo, non riesco. Però per farvi rendere conto che effettivamente la tutela degli animali Cioè, c'è, esiste quindi assolutamente. non Ci sono leggi abbiate penali, tra l'altro. penali Sì, serie. sì, sì. Allora, vediamo un po' Alberto cosa Allora, dice. la legge è la 544 bis, ed è sull'uccisione degli animali. Allora, e la legge dice: chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Ok, poi c'è un'altra legge, sempre la 544, sul maltrattamento degli animali.
Chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona una lesione ad un animale, ovvero lo sottopone a sevizie e comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi e con un'ammenda, cioè con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate, ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. Ma non è finita, la pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale, cioè se gli procurate anche la morte. Ma non è finita. Allora, sempre la 544, spettacoli o manifestazioni vietati, per cui non possiamo neanche, cioè non possono neanche trattarli come gli animali da circo, non volevo dire. Già gli animali da circo, insomma, al giorno d'oggi sono un po' visti male. Ve la leggo, eh. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. Poi la pena viene aumentata nel caso si cagiona ovviamente la morte, certo, come prima. Sì. Poi ancora divieto di combattimento tra animali, cosa che succede comunemente perché negli ultimi anni io ne sento parecchie di questo. Allora, chiunque promuove, organizza e dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono mettere in pericolo la integrità fisica è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate. Poi ci sono le altre clausole. Sì, beh, però in linea di massima era giusto per farvi capire che ci sono le leggi. Che ci sono le leggi a cui appellarsi. Cioè, non è che voi andate, chiamate la protezione animale e vi dicono che siete pazzi. Ragazzi, no. Non abbiate paura. Oggi bisogna avere il coraggio di dire quello che vediamo. Perché c'è talmente tanto marcio in questo mondo che se tutti tacciamo, omertà, perché ho paura che poi cosa mi succede, mica che poi quello là mi fa la vendetta, c'è sempre frega un cazzo, paura. Non me ne frega, scusate, non ve ne deve fregare un cazzo. Cioè la vita di un animale è più importante che no, fare una brutta figura piuttosto, certo, che... Tanto potete farlo anche in via anonima, per cui nessuno sa chi, sì, è stato, sa chi è stato, ma fatelo. Cioè, a me era capitato di assistere a... Bisogna denunciare queste persone, sì, assolutamente, che maltrattano gli animali, perché non è possibile che nel 2022 siamo ancora in queste condizioni. Siamo siete, perché io mai nella vita potrei pensare neanche di togliere un pelo a un animale, ma... La storia che ho sentito ieri è una delle tante. È una delle tante, perché io, cioè, ne ho lette alcune che sono assurde. Un animale assurde, che viene preso, ammazzato con la mazza da baseball, gli vengono spaccate le ossa e poi gli vengono bruciate le gambe. Allora, io questa legge qua sono contenta che ci sia in Italia, negli Stati Uniti non so che cosa succede, probabilmente sicuramente le leggi saranno diverse. E mi auguro che siano addirittura più severe, ma io farei la legge del taglione. Allora, tu hai bruciato le gambe al tuo cane, vieni qua, io ti brucio vivo. Purtroppo, cioè, hai lasciato il tuo cane in mezzo all'autostrada, l'hai cacciato giù dalla macchina, io ne ho visti due in autostrada, al di là che poi fai ammazzare la gente perché crei anche... Mi è capitato, io non mi sono fatto niente, ma io ho un cane di grossa taglia, io stavo superando una macchina, ero nella seconda corsia in autostrada, il cane ha superato la macchina, io me lo sono trovato davanti, ho distrutto la macchina, poi quello cane, purtroppo per il cane non c'è stato niente da fare, ma io ho rischiato di andare fuori strada e ammazzarmi. Al di là che questo povero animale, preso la disperazione, gli corre dietro, perché la fedeltà di un animale non ha, no, limiti. Nonostante voi lo ammazziate di botte, lo lanciate giù dalla macchina, il cane cerca di tornare da voi. Ma sempre. Allora io questa gente la legherai alla macchina e la trascinerai fin tanto che non muore.
Sono cattiva? Sì. Ma io non accetto la crudeltà così proprio gretta, giusto per il Beh, gratuita per divertimento, per divertirsi. divertirsi, perché siete dei Sì, sadici. però bisogna anche O per soldi, perché insegnare ai combattimenti. ragazzi e ai bambini a avere A cura volere del volere rispetto, bene e a volere rispettare bene gli per animali. Perché rispetto. se mi permetti, cioè, loro imparano anche dalle persone grandi, dagli adulti. Per cui è bene che. Ma un bambino ha preso il Ma gatto, non gli ha è un infilato un bambino. petardo nel sedere e il gatto è scoppiato Assolutamente. per aria. Ma un Tu, bambino. genitore, devi ovviamente Inizia proprio a spiegare. quell'età, a formarsi il carattere, Io e ragazzi. mio figlio ho sempre insegnato a voler bene gli animali, ma non a maltrattarli, assolutamente. Ma parliamo di cani e gatti, ma parliamo poi anche di qualunque altro Altro tipo di animale. animale, Ce ne certo. sono 100 milioni di animali, anche solo sui cavalli. Io ho montato a cavallo per una vita, o parliamo anche soltanto dei rettili che oggi sono tanto di moda. Le Sì, è verissimo. cavie, i coniglietti, cioè ce ne sono una schiera, no? E queste persone hanno modo di sfogarsi solo sulle persone che non hanno modo di difendersi, quindi o sui bambini o sugli handicappati oppure sugli animali. Allora io dico, ragazzi, non abbiate paura di denunciare, parlate, scrivete una mail, Certo. Tanto sono anonime. prendete le targhe, quando vedete qualcuno che butta un cane giù dalla macchina, inseguitelo e prendete la targa e denunciatelo, non gliela lasciate passare liscia. Le Leggi esistono, per cui si può leggi ci fare sono, qualcosa. per cui facciamo qualcosa, vi prego. So che è un video che avrà, voglio dire, poco senso perché tanto la cattiveria quando c'è resta dentro, no? Non è un Ma sì, ma ci video. sono persone che maltrattano le Però, persone, guarda i maltrattamenti che ci sono cioè, agli settimana esseri umani. scorsa, quella pazza che ha lasciato una settimana chiusa in casa la figlia di un anno e Sì, mezzo. Cioè, di siamo. cosa parliamo, gente? Parliamo poi degli animali, figuriamoci cosa possono fare gli animali. Però è giusto per sensibilizzare chi ama gli animali e che magari ha un po' paura, un po' restio, perché poi cosa mi succede? A voi non succede niente. L'unica cosa che può succedere è fare del bene a quell'animale. Sappiate anche un'altra cosa, ragazzi, che oggi, per fortuna, oltre ai canili, ci sono dei rescue, ci sono questi posti portati avanti dai volontari, dalle volontarie, Dio grazie che ci sono, che salvano gli animali maltrattati, quindi cani maltrattati, e che li danno in adozione. E ci sono due metodi di adozione. Sia che voi vi prendiate il cane e ve lo Certo. portate a casa, e quindi il cane diventa Oppure, vostro, oppure l'adozione di stanza. ma io ho una mia Quindi, cliente che la fa, cioè ha due o tre cagnolini che lei. certo, Sì. voi potete avere il vostro cane perché lo potete andare a trovare, quindi rimane vostro, però non avete l'onere di doverlo tenere in casa se non Esatto. potete occuparvene, no? Però comunque date un agio in più a quell'animale. E ce ne sono tantissimi. Se volete poi qualche link, io ce li ho, mi scrivete nei commenti, vi do i link. Io sono a Milano, ma ce n'è anche uno a Roma che si occupa soltanto di bulldog francesi. Questo a Milano invece prende un po' di tutto. Insomma, se vogliamo fare del bene agli animali, c'è modo. Volete fare i volontari? Andate in questi posti e date, no, una Ai mano. Non canili, sapete cosa fare tutto il giorno, vi annoiate, siete in depressione. andate, prendete i vostri cagnolini, li portate in giro, li fate fare un giretto, loro sono felici e contenti perché si sentono. Esatto, è sempre un modo per fare del bene, io dico, in un mondo così crudele, se riusciamo a dare quell'1% in più, se ognuno di noi facesse quel piccolo passo in avanti, probabilmente ci sarebbe un mondo meno orribile. E se avete dei figli, insegnategli le buone maniere con gli animali. Rispetto. Se non gli piacciono, lasciateli a casa loro, non prendete un animale se il vostro figlio non lo vuole. E soprattutto se vedete che c'è un atteggiamento No, sbagliato, non prendete un animale insegnatelo. come se dovesse prendere un giocattolo, assolutamente, Esatto. mi raccomando, perché Sono esseri sono umani, esseri umani viventi, viventi, perdonate. vabbè. Sono più umani di noi, Ma sono esseri per umani a tutti gli sì. effetti per me, anzi più umani di noi, perché danno amore incondizionato, quindi.
sono loro gli umani, siamo noi i mostri. E, basta, tu vuoi dire qualcosa? No, io volevo solo dire che le leggi esistono, per cui usiamole e poi ovviamente quelli che fanno queste cose, che tra virgolette sono cose poco piacevoli, vengono puniti. Devono venire puniti. No, ma io spero, io in alcune leggi credo sinceramente. Sì, beh, spaventa un po' il fatto di insomma andare a finire in galera o anche di dover già solo tirare fuori i soldi. Quando tu tocchi i soldi, la macchina, eccetera, le cose materiali, una sarà preciosissima multa. Sì. Anche questi stupidi qui magari ci pensano, non lo so, però davvero là dove vedete qualcosa che non funziona, chiamate, perché poi vengono a fare i controlli. Anche i cani che vengono presi al canile oggi, per fortuna, sono controllati. Cioè non è che prendi il cane al canile e poi lo sbatti per strada. Ogni tot vengono a controllare se effettivamente il cane sta bene, no? Certo. E questa è una cosa giusta. Sì, quindi, sono monitorati, assolutamente. Quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Se volete fare la donazione per quel povero cane che vi ho detto, sulla mia pagina c'è il link, per cui potete tranquillamente farlo. Come potete fare le adozioni. Insomma, cercate di fare del vostro meglio per dare la vostra partecipazione. Noi non siamo qui solo per fare gli stupidi, per fare i pagliacci in palestra, per farvi vedere solo gli allenamenti. Noi vogliamo cercare di farvi entrare in modo globale in quello che è la nostra vita. La nostra vita è anche fatta di questo. Laddove ci si può dare una mano per aiutare qualcuno o in questo caso gli animali, non lo facciamo. Quindi vi ringraziamo dell'attenzione, vi metterò tutti i link in descrizione, sia della protezione animali, così nel caso vedete dov'è, leggete la legge, vi metterò anche il link della pagina della legge che tutela comunque gli animali, e il link dei rescue, chi ha bisogno mi scriva e glieli darò in privato e basta. Pollice su per questo video, ne vogliamo tantissimi, perché questo è un video che vale molto più degli altri. Esatto. Ok. E, è per una causa giusta. È per una causa giusta, assolutamente. Quindi più voi cliccate like, più questo messaggio viene portato avanti. Quindi per piacere fatelo e iscrivetevi come al solito al nostro canale. Siamo quasi arrivati ai 6.000 iscritti, quindi grazie ragazzi. Grazie. Campanellina. Suoniamo la campanellina. Suoniamola. O clicchiamo. Clicchiamo, suoniamo, fate un po' quello che vi pare. E, grazie ancora. Buona giornata e buon proseguimento. Ciao. Ciao.